Che ci faccio qui? Eccoci a una nuova puntata. E se le altre volte che ci faccio qui poteva sembrare un titolo un po' retorico, questa volta non lo sarà affatto. Preciso che questa playlist, questa narrazione che stiamo facendo con questi video, non sono video fatti per raccontare viaggi e quindi raccontare dove siamo, piuttosto sono video fatti per raccontare come stiamo. Come stiamo, in quello che facciamo, dove ci troviamo. Allora, ci troviamo a Boston, negli Stati Uniti, Massachusetts, e qui alla mia sinistra c'è il MIT, questo è il Charles River, poi vedrete lo skyline di Boston. Il tema che voglio trattare oggi è quello dell'apertura mentale che il viaggio ti offre. Ogni volta che noi facciamo un viaggio, la nostra mente si riattiva. Va incontro sicuramente a nuove sollecitazioni, a nuove percezioni che tu devi elaborare. Già soltanto prendendo la metropolitana, se tu prendi la metropolitana a Roma o a Milano, e l'hai presa tante volte, sei un po' assuefatto da quelle immagini, da quelle persone. La prendi in un'altra città, in un'altra nazione, come abbiamo fatto per venire qui, e percepisci altro, la tua mente è molto più ricettiva. Allora, che cosa voglio dire? Quando noi ci mettiamo in viaggio, e questa playlist racconta del viaggio interiore, noi apriamo la mente a nuove percezioni, ci mettiamo, come dire, in un ascolto più attivo, in un ascolto più stimolante, andiamo a recepire segnali che magari potrebbero essere percepiti anche come minacciosi, no? Spesso quando siamo in un territorio sconosciuto noi percepiamo più facilmente la minaccia, ma è quel superamento di quell'ostacolo, di quella difficoltà, di quella novità che ci apre a più ampie possibilità. Per esempio, quando noi siamo in una realtà nuova, a parte vedere cose nuove, diverse, belle, particolarmente belle, insomma, noi in questi giorni abbiamo visto cose molto belle, molto interessanti, molto affascinanti. Boston è una città piena di musei, una città dove la gente studia. Noi viviamo a Cambridge in questi giorni, ma frequenti a Cambridge e Boston sono divisi da questo fiume, per cui Cambridge, sapete, è una città, e anche Boston sono due città universitarie, sono piene di università. Abbiamo veramente vissuto il momento dello studio come momento di scoperta, di piacere, di arricchimento. Ecco, questa è una cosa che per me è molto importante, cioè porsi di fronte alla vita con un senso di ricerca, con un senso di, come dire, andare alla ricerca non solo di sé, ma di quello che la vita ci può dare nel momento in cui noi la incontriamo. Quindi andiamo oltre il conosciuto, il già visto, il già vissuto, per andare a scoprire, superando quella soglia di difficoltà per uscire dalla zona di comfort, superando quella zona di abitudine che ci relega nelle stesse ripetute conoscenze, meccanismi, schemi. Ecco, noi dobbiamo ristrutturare, rimodellare continuamente i nostri schemi cognitivi ed emotivi. Questo è quello che noi chiamiamo un apprendimento continuo. Ci vediamo al prossimo video perché racconteremo una cosa nello specifico a proposito di posizioni percettive. Da Boston è tutto. Francesco e Marzia, che ci sta riprendendo e che adesso vi farà vedere lo skyline, vi salutiamo.